Amici di Radio & Guest, siamo con un nuovo ospite, Gerry Paredes. Questa settimana parleremo con lui di tantissime cose. Benvenuto Gerry in Radio & Guest. Grazie dell'invito Igor, e un saluto a tutti coloro che ci seguiranno. Gerry Paredes, già lo dico, è un partner naturalmente di Radio Company, con il First Class, con i suoi eventi. Ma Gerry Paredes, quando parte, chi è? Anni fa, inizialmente era solo Gerry, che è partito tutto da questa passione iniziale che si è trasformata poi in un secondo lavoro prima e poi nella mia attività. È nato come DJ, ho sempre avuto la passione per la meticolosità, coordinare e organizzare, e pian piano è diventata un'azienda che organizza, coordina a tutt'oggi dopo un po' di anni. Stiamo parlando della GP Eventi. Ti evolvi, si sviluppa, nasce questa azienda che va a gestire non soltanto eventi ma anche degli eventi molto particolari. Stiamo parlando naturalmente dei matrimoni. La GP Eventi invece quando nasce? Beh, la GP Eventi nasce quasi 20 anni fa con tanta passione che continua, appunto la dedizione, l'impegno, soprattutto in questo periodo. Per me la parola ricerca è stata fondamentale, perché l'ho sempre fatto ma magari non l'ho mai preso in considerazione come una parola così importante, e soprattutto appunto di questi tempi. Ho sempre ricercato novità, nuove collaborazioni, che sono un po' anche la base per interlacciare anche dei nuovi rapporti di lavoro, no? Appunto, collaborazioni che possono portare altri sbocchi. Diciamo che nel 2003 mi sono proposto proprio come DJ per matrimoni, per proporti non a parenti, amici, ma proprio esporre in una fiera di settore, per dire io ci sono e vorrei rappresentare quella che è la mia attività in questo settore. Mi è da sempre, dal 2003 ad oggi, mi ha stimolato e mi continua a stimolare fare questa tipologia di evento, non solo questi eventi, però il matrimonio per me è un sapore diverso, perché è una giornata importante, c'è un insieme di emozioni, ci sono diverse fasce di età, e hai un compito che è quello di soddisfare le due persone che sognano il loro giorno e non in un contesto particolare. Siamo con Gerry Paredes della GP Eventi. La GP Eventi come si è organizzata durante il 2020? Allora, diciamo che non solo matrimoni ma anche eventi corporate, quindi aziende, e altri eventi privati. Sottolineo anche la collaborazione da più di 2 anni con l'Udinese Calcio, che ahimè sappiamo in questo periodo siamo un po' fermi sotto questo punto di vista. In stand by, diciamo così. Il First Class, questo evento che ha superato il giro di boa per i 10 anni, viviamo un po' la giornata, no? Viviamo un po' aspettando, attendendo anche. È ovvio che dobbiamo essere ligi alle leggi. In questo momento mi sento di attendere un attimo per capire e per poter lavorare in estrema sicurezza, sia per noi ma anche per gli avventori che vengono a una tipologia di evento come può essere il First Class. Mancano 4 mesi alla fine dell'anno, sì. Poi partirà il nuovo anno. Chiaramente cosa stai pensando? Come ti sei organizzato? Io devo dire la verità, da più parti dico 7 marzo, quando è stato appunto ci hanno detto dovete stare a casa, ed ero anche un po' preoccupato per quello che mi veniva detto. Quindi inizialmente devo dire sconforto poco, pensare appunto, cercare nuove collaborazioni. Sono andato anche fuori regione per capire, studiare, e devo dire la verità, soprattutto in quest'ultimo mese e mezzo mi è scattata una molla dove ho iniziato anche a reinvestire risorse nel sistemare ancora meglio tutto il materiale, il magazzino, per essere stra super iper pronto. Hai detto una cosa molto molto importante, che è una caratteristica principale per un professionista: essere pronti. Io ho cercato di dare il 101% alle coppie che hanno deciso di mantenere la data, ma per semplice motivo hanno capito anche la difficoltà che stiamo passando noi fornitori. Le coppie di quest'anno, devo dire la verità, avranno quel qualcosina in più. Molto bene, siamo in chiusura. Prima di salutarti, come a tutti i nostri ospiti, lasciamo
uno spazio per i ringraziamenti. Mia famiglia sicuramente, con la mia dolce metà, i miei genitori, sono stati momenti davvero anche duri, in un certo qual senso, e poi proprio di essere pronti ringrazio anche il mio staff che si è sentito pronto e ha avuto anche la volontà di seguirmi in alcuni eventi anche fatti benefici, diciamo, e questo mi ha dimostrato anche la loro dedizione, serietà. Non ultimi, ovviamente, i clienti. Gerry Paredes della GP Eventi, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato qui in Radio In Guest. Sono io che ringrazio voi, complimenti per la trasmissione, ci vediamo in giro.